Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video. Questo video avrà un po' di spoiler, quindi quando vi dirò un po' grosso modo cosa succede nella trama, voglio dirvi però che uno dei film che ho apprezzato di più sui supereroi, uno dei film comics più belli in assoluto, soprattutto in casa Marvel. In casa Marvel non mi stava piacendo un po' la piega che stavano prendendo nella realizzazione di film, un po' tutti buttati su film per famiglie perché era tutte battute, umorismo un po' spiccio, un po' infantile anche, che può star bene su certi personaggi come può essere un istrionico Iron Man, un battutista come Spider-Man, che però diciamo i diritti devono tornare, ma non stanno bene quando inizi a trattare personaggi come Thor, ad esempio, no? L'ultimo Thor che abbiamo visto è stato diretto dal regista che comunque ha fatto Game of Thrones. Il personaggio si poteva prestare bene a una sceneggiatura e anche una regia molto, come si può dire, molto teatrale, molto, molto alla Game of Thrones, insomma, dalle tinte scure, no? Invece il personaggio è diventato anche lui un battutista e la cosa a me non è piaciuta. Quindi temevo che questo secondo capitolo di Capitan America potesse andare un po' a spiaggiarsi su quelli di lì, così non è stato, ne sono felicissimo, e il film è uscito fuori un capolavoro del cinefumetto, diciamo, per la dimensione proprio che assume in ottica anche di una continuity, di una serialità che sta vivendo, insomma, questa tipologia di film, tutti connessi tra di loro, che vanno separatamente per poi ricongiungersi in un film. Questo, più che il secondo capitolo di Capitan America, sembrava il capitolo 1 e mezzo di The Avengers prima di arrivare al 2, per, ripeto, dimensioni, per proporzioni che assume la storia. Il primo capitolo di Capitan America a me non era piaciuto, quindi pensavo che non mi sarebbe piaciuto neanche il secondo, invece sono stato completamente smentito. Ma il problema del primo è che a me non piaceva il cattivo, non piaceva l'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale, non mi è piaciuta, diciamo, come viene mostrato le origini del personaggio Capitano America, però mi era piaciuta una prima parte dove si esploravano bene le motivazioni di Steve Rogers. Questo film inizia proprio da Steve Rogers e non da Capitano America, che cerca, che diciamo, viene definito abbastanza nella prima fase del film, dove si cerca di far capire che lui è un uomo fuori dal tempo, che ha perso tutte le sue amicizie, i suoi amori, i suoi interessi. Lui gli parla di un quartetto vocale, no? Quando lui aveva il tempo libero faceva quartetto vocale. Lo dice un po' a mo' di battuta, però serve a far capire questo, ed è bello vederlo segnarsi su un taccuino i suggerimenti che le persone gli danno dei capolavori della musica che si è perso nel periodo di ibernazione, dei film, eccetera. Insomma, si fa capire che un uomo fuori dal tempo, che i suoi valori sono un po' anacronistici per i tempi nuovi che arrivano, anche il modo di servire nell'esercito è cambiato, prima uomo d'azione, soldato in prima linea, ora spia quasi, no? Ecco, quindi il film è stupendo, perché alla fine tratta di tematiche importantissime ed attuali. Se posso fare una critica, è vero che il film parla di sicurezza, di resistenza, di libertà, di come si può limitare la libertà attraverso la paura. Questo è un po' un riferimento anche al terzo film di Iron Man, no? È anche qualcosa a Minority Report, perché si parla anche di un algoritmo che può eliminare le persone che potrebbero essere un ostacolo alla pace, allo sviluppo dell'umanità, eliminarle preventivamente in base a quello che hanno fatto, compiuto e pensato nel loro passato, perché si vive in un'epoca digitale dove tutto è calcolabile e sotto controllo. Ecco, i temi sono interessantissimi, riescono a coinvolgere nella storia, perché dice: attenzione, qui si sta parlando di una cosa grande, di un valore grande che deve essere protetto. Non si parla della tutela di persone, della vita, ma proprio si parla della tutela di valori. Cioè, mentre nel film Avengers, l'invasione aliena, potevi, diciamo, eri lì a intrattenerti e basta, perché comunque l'alieno arriva e distrugge, conquista, eccetera, eccetera, qui senti di tifare per i buoni perché stanno proteggendo dei valori. È una cosa che riesce a prenderti, secondo me, a livello cinematografico, molto più che, diciamo, non riesce a provare l'empatia per l'umanità, se questa vive soltanto un pericolo fisico prossimo così, ma un valore che anche tu, cioè se io, vi spiego meglio, nel film Avengers, quando arrivano gli alieni, io in questo momento non riesco a pensare a un'invasione aliena, quindi mi godo l'intrattenimento. In un film come Capitan America, il fatto che la tua libertà può essere veramente limitata ed essere sacrificata, qualcuno potrà dirti per la sicurezza, no? Perché hai paura, eccetera, è una situazione che puoi vivere
teoricamente davvero, una cosa che un po' è successa anche nella realtà, il fatto che siamo sottoposti tutti alle reti siamo stati sottoposti ai controlli americani, Europa, America, un po' tutti. Ecco, quindi mi è piaciuto questo. Se posso fare una critica ai temi del film è che la lettura è un po' troppo facile, nel senso non è che tu hai dubbi sul fatto che quella cosa lì sia sbagliata, posta in un altro modo secondo me poteva farti sorgere il dubbio nel pensare attenzione, ma questo qui che è il nemico, che è il cattivo, non lo può star facendo per un bene superiore, e lì ti poteva sollevare un interrogativo in più. Invece si è portati, diciamo che gli sceneggiatori sono stati orientati a portarti su una strada che aveva un arrivo ben definito. Ecco, questa secondo me poteva essere giocata in modo diverso, ma è un gusto personale che non va a incidere assolutamente nell'apprezzamento che ho avuto per il film. Per il resto i personaggi sono strepitosi, bravissimo, bellissimo il personaggio di Falcon che vola con quelle ali lì, bellissima la Vedova Nera con la sua strumentazione, le sue armi, la sua intelligenza, eccetera, eccetera, ma soprattutto che bello il personaggio di Capitan America che finalmente usa lo scudo, cosa che non si era vista né in Avengers né nel capitolo 1, lo usa per ribattere i colpi, per respingerli, lo usa più volte come boomerang, come strumento potente di difesa per attutire urti, eccetera. È una cosa che finalmente si è vista perché Capitan America è lo scudo, magari ci poteva essere una spiegazione più chiara, vibranio davanti o che beh, ci poteva stare. Ci sono dei riferimenti agli altri film Marvel, soprattutto poi post titoli di coda. Qualcuno potrebbe dire ma perché non sono intervenuti gli altri supereroi che vivono in America, bla bla bla, tipo Iron Man sarebbe potuto intervenire, perché ovviamente tutto quanto è rimasto segreto fino all'ultimo momento, cioè lo sapevano in due, tre, quello che stava accadendo, Steve Rogers, insomma, non poteva fidarsi di nessuno, gli aveva detto così. Ci sta il fatto che non siano stati avvisati altri supereroi che non siano arrivati, insomma, ci può stare. Una cosa pecca del film, come dicono i buoni amici di Horror Bakery, che trovate qui la loro recensione in 2 minuti, io l'ho detto 5, insomma, scapperemo a 8-9, una cosa che ho apprezzato molto della loro analisi, in 2 minuti riescono a dire sempre tutto, non so come fanno, è che il soldato d'inverno, cioè il nemico militare di questo film, cioè quello che è il braccio che non è la mente, ecco, è un personaggio molto piatto che non entusiasma, su cui non è spiegato un po' nulla, ci si poteva un attimo soffermare su il passato che ha avuto, penso che ci vorranno fare un film apposta se non è stato fatto in questo, e alla fine, come dicono sempre gli amici di Horror Bakery, un film così politico, così pieno, dove Robert Redford, che è poi la mente nemica di tutto il film, ci sta a pennello, seppur non ne abbia apprezzato tantissimo la recitazione, però dovrei sentirlo in lingua originale, un Robert Redford in un film così ci sta perfettamente, perché era il protagonista di certi film così negli anni 80-90, insomma, perfetto. Il problema è questo, che alla fine si cade un po' nel buonismo, in una risoluzione un po' facile di una vicenda che vedrete se andrete al cinema, però veramente è stato veramente piacevolissimo. Un Avengers 1.5, non un Capitan America 2. Ciao a tutti, cagnacci, spero che sia stato interessante.